Oggi andiamo di patate al forno. Abbiamo tagliato a cubetti le patate, le abbiamo lasciate in acqua, così hanno rilasciato l'amido, e ora le abbiamo messe a bollire per 5 minuti in una pentola di acqua calda salata. Dopo le toglieremo dopo 5 minuti e le metteremo in forno, col forno preriscaldato a 200 gradi e la teglia già calda insieme, già calda. Riscaldato in forno le teglie a 200 gradi, le patate le abbiamo bollite, abbiamo detto 5 minuti, ora le sciaganiamo qui sopra, voce del verbo sciaganiare, e poi ce le condiamo con olio, rosmarino e due spicchi d'aglio. Facciamo patate per un reggimento, tutta Valdonica deve mangiare la patatina stasera, vedete? E poi le mettiamo a cuocere, vedete quando sono cotte ci vorrà un'oretta, a 200 gradi nel forno. Ora prendiamo l'olio, poi mettiamo un po' di salvia perché non l'abbiamo trovata stasera, che è tardi. Due spicchi d'aglio nemmeno puliti, uno qua e uno qua, e un po' di rosmarino. Un po' anche, ci dà un po' di aroma, vedete? Tutto spezzettato già, sfilettato. A posto, ora mettiamo a cuocere e poi vediamo come vengono.